Si è svolto ieri a Favara il congresso regionale SIBIOC, il tema in questione è l'innovazione in medicina di laboratorio. Diversi temi trattati, tra cui il virus HPV, lo screening, il carcinoma dell'utero, quindi la seconda sezione dal tema diagnosi e monitoraggio della preeclampsia, la conclusione con i nuovi biomarcatori di danno edodentale. Si è parlato anche nella quarta sezione di diagnostica allergologica. Oggi si parla di medicina di laboratorio e soprattutto di alcuni aspetti particolari della medicina di laboratorio, quelli legati all'innovazione. Innovazione che non è solo innovazione tecnologica, ma è anche innovazione dal punto di vista degli analiti che noi oggi abbiamo a disposizione. La medicina di laboratorio si avvale certamente di strumentazioni e quindi il progresso tecnologico è alla base della nostra professione e lo sviluppo delle tecnologie è così rapido che è veramente difficile starci dietro, però lo sviluppo delle tecnologie ha permesso oggi di poter valutare anche a livello molecolare tutta una serie di parametri che sono determinanti nella patogenesi di alcune patologie che prima non era possibile o diagnosticare o comunque diagnosticare in una fase precoce. Quindi l'innovazione è estremamente importante ed uno degli aspetti fondamentali della nostra disciplina. Quanto è importante anche a livello formativo l'iniziativa? A livello formativo è estremamente importante perché appunto il progresso scientifico, quindi delle conoscenze, soprattutto nel nostro settore, è così rapido che se non si fa una continua formazione, un continuo aggiornamento si rimane indietro e quindi non si può fare della buona medicina. Le conoscenze sono così rapide, soprattutto nel nostro settore, che l'aggiornamento e la formazione continua tramite anche i convegni come quello di oggi sono fondamentali perché i professionisti che lavorano all'interno del laboratorio clinico siano sempre aggiornati. Parliamo anche di SIBIOC, che cos'è? La SIBIOC è la più importante società italiana di medicina di laboratorio, è una società di cui io ho avuto l'onore di esserne il presidente nel biennio 2016-2017 e raccoglie tutti i professionisti che operano all'interno del laboratorio clinico. Partecipa a questa iniziativa, come la valuta e quanto è importante questo momento di formazione? Direi che un momento di formazione è essenziale, io da clinico ritengo che il contributo che danno i clinici del laboratorio sia fondamentale, in quanto solamente insieme possiamo partecipare a tutte le evoluzioni più avanzate della medicina moderna. Io penso che uno dei nostri principali partner, parlo da clinico, sia appunto il collega che ci dà delle informazioni molto, molto precise, dettagliate e sempre più mirate verso il nostro paziente. Questa volta abbiamo voluto affrontare una problematica importante dal punto di vista, come prevenzione, che è l'HPV. L'HPV è il virus, il papillomavirus, che è responsabile dei tumori dell'utero. Per cui abbiamo voluto fare anche una sensibilizzazione di questa problematica e stimolare le donne a presentarsi e a sottoporsi a prelievi per l'identificazione del virus stesso. Considerando che lei lavora qui ad Agrigento, ci sono molti casi di questa malattia? Sì, questo praticamente è la terza causa di morte di tumore della donna, perché prima c'è la mammella, poi c'è il colon retto e poi abbiamo i tumori della cervice uterina. La prevenzione è importantissima perché praticamente si previene il tumore della cervice dell'utero, per cui bisogna sottoporsi al test per valutare se c'è la presenza del virus nell'utero. È gratuito e viene fatto attraverso tutti i consultori familiari e anche in ginecologia da noi.